Francesco Buzzoni, responsabile della sede di Milano di IFOA. IFOA è un ente di formazione professionale e di sviluppo delle competenze. Che ruolo gioca il capitale umano nel garantire la sicurezza informatica di un'impresa? Gioca un ruolo fondamentale, perché il processo di protezione dei dati richiede non solo competenze tecnologiche, ma soprattutto un atteggiamento mentale, quindi l'uomo è al centro più che la tecnologia. Quindi noi puntiamo molto sulla formazione di tipo manageriale, sulla formazione anche sul comportamento delle persone, che risulta essere un ruolo chiave decisivo in questo processo di protezione dei dati, sia nei vertici, sia nei profili cosiddetti intermedi, quindi sia dirigenziali che tecnici, ma anche poi nell'utente finale. L'offerta di IFOA comprende corsi nell'ambito della sicurezza. A chi si rivolgono questi corsi e quali competenze permettono di sviluppare? Permettono di sviluppare le competenze relazionali, le competenze di tipo strategico, di tipo business, e anche le competenze tecniche. Noi abbiamo un'offerta per la competenze tecniche e tecnologiche che è anche certificata, quindi cerchiamo di portare tutti i nostri corsisti all'attestazione delle competenze secondo i riferimenti degli standard di certificazioni più diffusi, quali Cisco, quali Microsoft, quali anche quelli indipendenti come EUCIP, e quindi i nostri partecipanti al termine riescono ad avere un titolo spendibile poi nel mondo del lavoro, sia all'interno delle proprie organizzazioni che eventualmente nei confronti di committenti. Investire in formazione del personale, soprattutto in un periodo di crisi, significa affrontare dei costi. Esistono agevolazioni finanziarie a disposizione delle aziende? Sì, un po' meno del passato, ma ne esistono, sia dal Fondo Sociale Europeo, che viene erogato dalle regioni, principalmente dalle province in alcune regioni italiane, sia grazie ai cosiddetti fondi paritetici interprofessionali, che sono quei fondi che le imprese destinano in funzione del numero di dipendenti che hanno a fondi afferenti agli enti datoriali e che possono poi riutilizzare quando vogliono e secondo modalità predefinite per appunto formare, investire sulle competenze e crescerle delle proprie persone. Nello specifico in questo momento, ad esempio in Regione Lombardia, c'è l'opportunità delle doti, le cosiddette doti di formazione, che sono voucher individuali che vengono erogate alle persone che lavorano, ma possono essere anche disoccupati, che sono un'opportunità piuttosto interessante da cogliere, in quanto durante quest'anno molto probabilmente saranno tra le poche opportunità. Vale la pena comunque che le imprese si informino sempre, perché i finanziamenti cosiddetti pubblici aiutano veramente molto a crescere le competenze delle aziende.